Buonasera amici e bentornati all'angolo del Ramarro. E dopo personaggi politici illustri non potevi mancare tu, amico Lopez. Amico, perché grazie Peppe, perché oltre ad essere uno dei personaggi di spicco della nostra città, sei anche un Ramarro dentro. Io vorrei partire subito con un aneddoto con te, per fare da lontano, a ritroso dal 2014, un agosto freddissimo, la prima trasferta del Pordenone in Lega Pro contro il Real Vicenza. Ti ricordi? Assolutamente, macchina io e te. In macchina solo io e te. E da lì poi è nato un po' di movimento, che, dove anche tu sei stato bravo, perché io ti ho sempre definito, al contrario dei tuoi colleghi, tra virgolette, politici, un tifoso da gradinata, dove tutti, come ho detto poc'anzi, ti chiamano anche Lopez. Proprio quella partita è stata un po' emblematica, perché siamo arrivati in uno stadio che ha vissuto delle epopee importanti. Tra l'altro in quella squadra giocava l'amico Matteo Tomei, non ci dimentichiamo. È vero. E quando siamo entrati in quello stadio ho detto: cavolo, il Pordenone sta iniziando di nuovo a calcare terreni importanti. Poi da lì è stata una cavalcata importante. Per quanto riguarda l'aspetto, come dire, più da tifoso, lo stadio è un qualcosa che si vive in modo intenso, e allora andare in gradinata, adesso andare nei distinti con i ragazzi e i tifosi, è un qualcosa di automatico, perché vivere certe emozioni che ti lasciano anche prendere un po' la mano, è meglio viverle con gli amici e meglio viverle a pieno, e soltanto in un certo contesto riesco a viverle, dove ci sono emozioni forti, dalla delusione oppure le rivincite. E quest'anno il Pordenone ci danno invece tante, molte soddisfazioni, e quindi le si vive bene lì. Ecco, Pordenone che arriva da due sconfitte consecutive, però è anche vero che io sono appena tornato adesso dal De Marchi, dove sono stati presentati due nuovi acquisti del Pordenone, che con Boccaron è un segnale forte da parte della società, quindi vuol dire che Mauro Lovisa, il presidente, ci crede a questo secondo posto e forse crede anche a un qualcosa di più. La società ci ha dimostrato che non serve fare campagne acquisti faraoniche, siamo una società che è cresciuta in modo oculato, e devo dire che sì, certo il presidente ha un ruolo fondamentale, però effettivamente Matteo Lovisa ha dato dimostrazione che con quello che abbiamo si riesce a costruire una squadra in grado di passare dalla Serie C alla Serie B, e in Serie B essere in seconda classifica, dimostrando di essere in grado di... Sì, ma la domanda era un'altra, Lopez. Cioè, portare Tremolato e Boccalone a Pordenone oggi... No, io non voglio, come dire, lasciarmi prendere troppo la mano. Però, dicevo, abbiamo reso bene, adesso abbiamo avuto due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite, ma siamo ancora secondi in classifica. Questi sono in genere segnali che fanno ben sperare. Con questi nuovi innesti, persone che hanno già dimostrato su altri campi di essere validi, con Boccalon che ha una certa amicizia con la porta, Tremolada che anche lui... Amicizia a mettere gli attaccanti in rete. Ha un pedino niente male e sa invitare i compagni di squadra a fare gol. Possiamo essere ottimisti. Ecco, adesso ti faccio una domanda più tecnica invece. Tremolato è un trequartista, quindi sulla carta dovrebbe prendere il posto di un Gavazzi, che secondo me da quando è a Pordenone, cioè forse anche nella sua carriera si sta esaltando quest'anno Gavazzi. Come mai adesso troverà posto sto Tremolato con un Gavazzi così? Tesser sa sicuramente cosa fare. Gavazzi quest'anno ha avuto un rendimento incredibile, poi anche noi tifosi ci siamo affezionati. Pierino. È uno che si dà da fare, da un calcio d'angolo a una rimessa laterale, da un corner e va a recuperare dall'altra parte. Quindi è quello che i tifosi vogliono, che una persona, un giocatore dia il massimo, torni la maglia sudata. Gavazzi è uno di questi, quindi sicuramente ha dimostrato di saper valere il proprio posto in campo. Tremolada è uno che sicuramente saprà mettere in difficoltà il mister, però è anche giusto che c'è un certo ricambio, perché abbiamo visto che il campionato è molto vivo e quindi c'è sempre bisogno di gente fresca, magari anche di fare la differenza. Non dimentichiamo Gasbaco, che è lui il terzo acquisto che dovrebbe far rifiatare un po' quello che oggi è il capitano in campo. Che ha fatto, credo abbia fatto 10.000 km sulla fascia soltanto nel giro. Ma non solo, io dico sempre che Michele questa categoria se l'è conquistata sul campo, è stato forse uno dei primi dei vecchi a credere in questa categoria e ha anche dimostrato che può giocarsela tranquillamente. Ha dimostrato, ed è una cosa importante, un bel messaggio da dare anche ai giovani,
che quando ci si crede molto, si comporta da professionisti, si può accarezzare il sogno dal passare da una categoria all'altra e riuscire a primeggiare e addirittura essere il capitano di questa squadra. Quindi Michele De Agostini sicuramente tanto sta dimostrando, però effettivamente non può reggere un campionato da solo, quindi sicuramente avere un ricambio di qualità è molto utile in questo momento del campionato, dove effettivamente è necessario far rifiatare, anche perché inizieranno i cartellini gialli, se c'è un po' di squalifiche, abbiamo visto che sarà squalificato Pobega la prossima partita contro il Livorno, quindi ben vengano questi nuovi innesti per fare in modo che il mister abbia sempre dei nuovi innesti, delle alternative importanti. A proposito di Livorno, sabato si ritorna alla Dacia Arena al Friuli alle ore 15 con la Cenerentola del campionato di Livorno. Che tipo di partita, che Pordenone ti aspetti? Sono le partite più difficili, perché affrontare l'ultima in classifica magari si tende ad affrontarla non certo con il piglio dell'affrontare il Frosinone o Benevento o la Salernitana. Quindi confidiamo, ma non abbiamo dubbi, che dopo queste sconfitte, ma sicuramente anche per non mollare la presa, il mister saprà caricare a 1000 ragazzi e quindi faranno affrontare sin dal primo secondo al massimo questa partita. Perché la partita della svolta, la partita più importante, qua si dimostra se il Pordenone avrà la capacità di saper affrontare con maturità determinati posizioni in classifica. Ecco, una piccola domanda a sfondo politico te la devo fare, perché facciamo tutti gli scongiuri, Pordenone in Serie A, l'Udinese si salva, sarà un po' complicato condividere la Dacia e quindi il Friuli, non è che andremo a giocare a Trieste, come si fa? No, diciamo che quello che dicono alcuni è un happy problem, si risolve, se dovesse essere si riuscirà a trovare la condivisione e conciliare gli impegni come è stato fatto quest'anno. Ma Mauro stasera in conferenza stampa, proprio mentre presentava i due giocatori, ha detto che a breve ci sarà anche un'ulteriore conferenza stampa dove si parlerà degli obiettivi della società. Io mi aspetto che lui ci parli anche del progetto stadio, perché da quanto si è capito anche con il sindaco, il nostro sindaco Alessandro, che comunque sarà un progetto privato. Il progetto privato è probabilmente la strada più percorribile, perché il pubblico difficilmente ormai in questi momenti può realizzare un impianto per una società professionistica. Quindi quello che è auspicabile è di ovviamente concordare questo percorso privato, dove il pubblico tutto quello che può fare, dalla parte urbanistica, dalla parte dei servizi, dalla parte anche della facilitazione dell'accesso al credito per quanto riguarda il credito sportivo, piuttosto che anche magari trovare dei fondi se uno stadio di quelli green ha impatto ambientale zero. Ecco, questo il pubblico lo può fare. Siamo disponibili a parlare con il Pordenone Calcio, ben venga un progetto, perché vuol dire che c'è una certa lungimiranza e questo no, più che altro c'è un consolidamento della società proprio in questa categoria, perché è forse puntare anche alla categoria superiore. Ecco, in città io lamento sempre poca presenza del pubblico allo stadio. È vero che il Pordenone ha raddoppiato i numeri rispetto alla passata stagione, ma come si può fare per far crescere ancora di più questo movimento nero? Ecco, tu che vivi la gradinata, anche a dispetto mio, perché io non sono mai venuto, sono sincero, cosa si può fare in città affinché questo movimento cresca? Il percorso che hanno iniziato è quello giusto. Io vedo i bambini delle elementari, delle medie, che sono tifosi del Pordenone. Bello. Prima squadra è il Pordenone. Ci vuole un po' del tempo quando potranno andare allo stadio in modo autonomo, però già invitare il più possibile gli amici a venire al Friuli, come lo chiamo ancora, è un modo per fargli vedere qual è la sensazione che si respira. Tutti quelli che vengono poi tornano, perché lo stadio è bellissimo, la squadra gioca bene, dà soddisfazione, quindi automaticamente voglia tornare. Però certo bisogna darsi da fare e cercare anche di coinvolgere sempre più il mondo dei giovani, a far vedere che c'è una realtà sportiva come quella pordenonese che, partendo dal piccolo, è arrivata in alto. E oggi per i giocatori è anche una piazza appetibile, l'ha detto anche lo stesso presidente poc'anzi, dove in questo calciomercato che si è appena chiuso ci sono state tante richieste di giocatori che volevano venire a Pordenone, ma loro non hanno voluto turbare gli equilibri di questo team che oggi lo vede secondo in classifica da 7 turni. La squadra è consolidata, Tessera ha fatto il suo percorso, certo è che Pordenone effettivamente è invitante per la qualità della vita.
i giocatori possono girare tranquillamente, vivere la loro vita privata. Tanti vecchi ne hanno fatto anche una scelta di vita, vedi Capitan Stefani, vedi Burrai, Berrettoni, cioè gente che veramente si trova bene in città. Perché qua riescono a ricavarsi una sfera privata che forse in altre realtà non si riesce. Tipico del pordenonese che vede un calciatore e timoroso. È stato questo anche io, sono quasi 15 anni che sono qua a Lopez, non ci dimentichiamo. Ci diamo del voi. Diamoci del voi, dai. Senti, lasciamoci con due domande, facili facili. Pronostico per sabato pomeriggio e pronostico per il Pordenone a fine campionato. A te la campo. Se vinciamo sabato si può iniziare a fare qualche pensierino, a veleggiare in altre posizioni a fine campionato e chissà, essere la sorpresa del campionato. E con questo... Forza Ramarri, forza Pordenone, ciao amici.